ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quando dovevamo fare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Vangelo allora è, come dire, il dono grande per la nostra intelligenza. Infatti noi, mentre adesso leggiamo, ascoltiamo, commentiamo la parola, siamo attenti con la nostra mente. Siamo fermi, non stiamo a lavorare con le braccia, a camminare con le gambe, a fare altre azioni. Questa stiamo facendo, un'azione intellettuale. Ebbene, il Signore ci spiega che questa azione intellettuale, che passa per la parola che a noi viene annunciata da Dio, è un'azione di grazia. Perché oggetto delle nostre riflessioni non è né la matematica, né la filosofia e né la geometria, ma è la verità che viene da Dio, pronunciata da Dio stesso. Nessuno potrebbe entrare nella mente di Dio e carpire i segreti della sua divina verità. È Lui che manifesta la verità a noi. Poi lo Spirito Santo ci aiuta a capire, perché diventi un dono di grazia, da un dono intellettuale diventi un dono salvifico. Dio ci parla perché ci vuole salvare, non soltanto ci vuole istruiti, ma ci vuole purificati, graziati, trasformati. Questa è la meraviglia, che poi queste cose Dio le fa con una semplicità per me sconcertante. Se viene qui un professore di filosofia che ha intuito un'idea particolare, ci vorranno 10 cattedre, ci vorranno chissà quanti altri professori per mettersi o in sintonia o in contrasto. Ora parla, come faceva Gesù. Non andava alla cattedra suprema dei sommi sacerdoti, per le strade, incontrava, parlava, spiegava, e ha spiegato quelle verità che sono, come dice la Bibbia, via alla vita, con una, così, senza formalità. Che dice la gente di me? E Pietro risponde. Quando ha finito di parlare, dice a Pietro: getta le reti, getta le reti,
Abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere niente, però sulla tua parola, questa è la parola, quella onnipotente, onnisciente, e che tutto salva, salva dall'errore, salva dal buio mentale, salva dalla paura del domani, salva dall'angoscia del morire, salva dall'assecondare gli istinti malvagi della nostra natura, ma salva anche corazzandoci contro le menzogne del demonio e contro quell'influsso che a volte perfino inavvertitamente la società imbastata di vizi, cerca di gettarci addosso. Che volete fare? Se passate per una strada dove ci sono le pozzanghere, dovete stare attenti che gli schizzi vi arrivano sulle vesti. È questo il cammino della verità. E il Signore ci tiene che noi lo conosciamo, perché non vuole che arriviamo alla porta del paradiso e bussiamo e siamo ancora stranieri. Sta dentro, che fa? Risponde. Chi è? Noi dobbiamo dire sono. Ma se non abbiamo conosciuto la verità, non abbiamo amato il Signore, non abbiamo operato il bene, che risponde il Signore? Per chi ti conosce? Ma no, io ho parlato di te, io ho fatto questo e quell'altro. Non ti conosco. Allora la conoscenza che Dio esige è questa condivisione dell'eterna verità, che non muterà mai. Vedete, noi mutiamo. Quando eravamo bambini, ecco, io non avevo la barba, adesso ce l'ho. Quando ero giovane non avevo la barba bianca, adesso è così. È così la nostra natura umana subisce una continua trasformazione. La mente deve continuamente elaborare questa verità per arrivare a metterla in contatto con l'azione. Perché non servirebbe a niente parole, come fanno i giornali, come fa il mondo. Noi dobbiamo andare ai fatti. Quando a un certo momento Gesù vede che lo contrastano, e obiezioni su obiezioni, insomma, fanno delle domande a volte solo assurde, ma offensive, e lo accusano, gli dicono che lui lavora sul fronte del demonio, lavora con Belzebù. Gesù dice, se non volete credere alle mie parole, dovete credere alle mie opere. I fatti contano. Allora chiediamo a Gesù di aiutarci ad operare il bene secondo la verità. Oggi celebriamo la festa di San Giosafo, vescovo e martire, un uomo che ha dato al Signore tutte le forze, tutta l'intelligenza. Ha iniziato una riforma nell'Ucraina, siamo nel 1500 circa, che ha portato tanto beneficio, ha fondato monasteri, istituti, conventi, insomma, ha richiamato il popolo alla preghiera, all'osservanza del Vangelo, tant'è che i potenti ai quali queste cose non piacevano, perché? Perché quanto più il popolo è illuminato, tanto più il potente è in pericolo. Quando sono tutti asini, è lui può fare il padrone che smazzole e basta, insomma. E allora lo hanno condannato a morte, l'hanno ucciso. Così è. La verità trova sempre ostacoli. È come l'acqua quando la mettete in salita, tende sempre a tornare giù. Se la mettete in giù, allora può fare anche voragini. L'acqua ha tutta la sua forza. Il mondo, se non è contrastato dalla verità di Cristo, dalla virtù dei santi, al Padre Pio correvano centinaia di migliaia di persone. E perché così? Una volta gli hanno detto, padre, ma che succede? Tu fai tanto il bene e qui intorno continuamente succedono delle cose strane. E lui ha risposto, dove ci stanno santi ci devono stare almeno 1000 diavoli. Proporzioni di battaglia sono queste. È vero, allora se noi facciamo il bene veniamo contrastati, ma se non facciamo il bene per paura di essere contrastati, che viviamo a fare? Allora.
Che il Signore ci benedica, ci sostenga, ci dia la forza di prepararci a quell'incontro per cui possiamo sperare nel suo abbraccio di Padre, che non solo dirà sì, ti conosco, ma dirà tu mi hai amato e io ti stringo il mio. Mese di novembre, preghiere per le anime sante. Vorrei suggerirvi un'idea che da parecchi giorni mi ritorna. Ma perché non esortare ad una preghiera di suffragio, a far celebrare una messa per le anime sacerdotali? Questo pensiero particolare, perché noi vicendevolmente dei parenti ci ricordiamo, no? Facciamo celebrare una messa, facciamo un'elemosina, ma i sacerdoti che pure spendono la loro vita per il popolo di Dio, poi dal popolo di Dio sono al 99% dimenticati, ed è una cosa non giusta. Una preghiera particolare per loro, un mese, qualche messa di suffragio perché il sangue di Cristo purifica e lava e porta in cielo le anime dei nostri. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.